Soleil Sorg e, colpo di scena, il messaggio per Luca Onestini prima della finale del GF VIP. Soleil Sorg e, colpo di scena, il messaggio per Luca Onestini prima della finale del Grande Fratello VIP. Se ne sono dette di tutti i colori su Luca Onestini e Soleil Sorg. E soprattutto loro stessi se le sono cantate e suonate a meraviglia da quando hanno troncato la loro storia d'amore al Grande Fratello VIP. Ma i colpi di scena del reality sono infiniti. Così capita che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi fidanzata e felice con Marco Cartasegna, sorprendendo un po' tutti, dal suo profilo Instagram ha scritto delle belle parole sul suo ex in vista della finale del reality. Sì, esatto, proprio lei, giù le armi battagliere e spazio alla tregua. Insomma, le storie passano e i rancori vanno superati, quindi tanto vale mandare delle belle parole al proprio ex, se la serenità è stata recuperata. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Luca Onestini, finale GF VIP, le parole dell'ex Soleil Sorg. Soleil è stata stuzzicata da un utente sul suo profilo Instagram che le ha chiesto se non fosse il caso di tifare per Luca in vista della finale del GF VIP. Chi si aspettava picche o una replica al vetriolo si è dovuto ricredere. La Sorg infatti è stata decisamente d'accordo con il commento, assolutamente, sì, NDR. Lo disse a lui per primo, gli auguro il meglio da questa esperienza e per il suo futuro. Per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, pare che le ruggini e i grattacapi con l'ex fidanzato siano superati. Non rimane che capire se anche da parte dell'ex tronista la situazione è stata completamente digerita. Soleil e Luca Onestini, c'eravamo tanto amati. C'eravamo tanto amati non è solo il titolo di un celebre film, ma anche uno slogan che calza a pennello per Luca e Soleil. Una coppia che si apprestava all'avventura del GF VIP con buonissimi propositi e con alle spalle una relazione che sembrava poggiare su basi solide. Il tempo ha svelato che le cose non stavano proprio come si credeva. Da qui, l'addio tra polemiche e accuse reciproche, con tanto di can-can mediatico al seguito. Ora però sembra essere tornato il sereno. Sicuramente per Soleil. Chissà se anche per Luca.